Io credo che senza ritornarci troppo sopra, quello che avevo detto la volta scorsa, cioè le squadre sono molto equilibrate e stanno cercando di trovare una chimica e pesa lo stesso, mi sembra una formazione che ha delle armi, c'è cioè delle armi importanti, la partita di Avellino l'ha dominata. E la partita contro Caserta l'ha persa supplementare, quindi ha sicuramente la faccenda di avere insomma 5-5, siamo degli americani che si mettono insieme, che giocano insieme, che hanno equilibrio, che cercano dell'equilibrio, sono degli italiani importanti perché comunque Picile e soprattutto Musso e Amici stanno dando tantissimo. Quando si è all'inizio, se troviamo a trovargli un difetto, forse a Pesaro, che magari è un po' corta, però non è sicuramente all'inizio del campionato lì che paghi questo difetto dove una partita a settimana la puoi gestire bene. Stanno giocando bene, stanno giocando con grande aggressività, stanno giocando con grande esecuzione dei loro giochi, si vede che un po' quello che mi è successo un po' a me a Caserta, quando poi non sei in tantissimi, fai anteprima nell'acquisire una conoscenza del gioco l'allenatore dà 4-5 punti importanti, visto che li esegui sempre tu, insieme ai tuoi compagni, e poi alla fine magari ci si aggrega prima. Però quello che dicevo prima, Fabio, l'altra volta mi ha già parlato, mi sembra che si è fatto un gran parlare sulla stampa, chi retrocede, chi non retrocede, chi è forte, chi non è forte. Mi sembra che adesso è un campionato veramente molto equilibrato e tutti possono vincere con tutti. Ascolta, è stata la tua prima squadra dopo Cantù, questa qua, no? Ecco, sono passati un po' di anni. Rispetto ad allora, come è cambiato Pino Sacripanti? Beh, chiaramente sono invecchiato, ho fatto un po' di esperienza, io ho avuto un impatto subito forte a Pesaro con una società di prestigio, con una squadra forte. Abbiamo fatto una semifinale di Coppa Italia, l'anno dopo andavamo ai playoff, un anno ci siamo qualificati per differenza punti, comunque un grande impatto una città che vive per il basket, beh, io sono sicuramente più formato sotto tutti gli aspetti, qualche chilo in più, qualche capello di meno e un po' sicuramente molta esperienza in più di averne viste molte con diverse squadre. E tu che hai vissuto quella realtà per 2 anni, loro da decenni, la prima volta, sono senza Scavolini, inteso come fatto Scavolini. Tu Sì, è dentro che... al consorzio. Ecco, però diciamo non è più la figura di riferimento, quantomeno a livello di immagine. Ecco. Tu di Scavolini, inteso come Walter, che ricordo hai, ecco, che cosa dava Ma a quella intanto società? ricordo di una delle migliori persone che io abbia mai incontrato nel mondo del basket e non solo nel mondo del basket, proprio una persona che pensava sempre agli altri, che faceva dell'umiltà e della semplicità la sua forza. Io ho avuto un rapporto particolare anche a livello personale, quindi un grande affetto, un grande legame. È veramente una delle migliori persone che uno possa mai incontrare. Non a caso credo che Pesaro debba tutto a Walter, anche se quando sono stato io, c'era anche la famiglia Bellucci, che però è stata diciamo, quella che affiancava Walter, o Walter affiancava loro, insomma, perché la direzione era loro, però la presenza di Walter in Pesaro è qualcosa di fortissimo, ma sarebbe da conoscerlo personalmente, è una persona, una di quelle persone che
raramente io ho incontrato, ripeto, non solo nel basket, ma al di fuori, per l'intelligenza, l'umiltà, la semplicità, l'accoglienza, il pensare sempre agli altri prima che a se stesso. Veramente un ricordo magnifico. Invece questa partita qua per voi, dopo la bella prestazione di Le Mans, cosa rappresenta? Tappa... Sai, questa è la prima partita che viene dopo che hai giocato infrasettimanale, cioè mi spiego, anche con Sassi avevi giocato settimanale, però era la prima volta che succedeva. Adesso sei entrato un po' nel ritmo di giocare ogni tre giorni, quindi l'importanza di mantenere alte le energie nervose, l'attenzione e le energie fisiche, insomma, comincia a diventare per la prima volta una costante, ecco, il fatto di avere questi impegni ravvicinati. Quindi dobbiamo essere bravi a far sì che questa costante sia essere pronti a questa costante. Quindi rappresenta una partita di difficoltà, dopo il viaggio, dopo due partite fuori, ecco, essere bravi a non sedersi mai, ad essere sempre pronti ad affrontare le partite sempre col piglio giusto. Ecco, devo dire anche che noi abbiamo avuto il piglio giusto sia a Sassari che in Francia, poi i risultati sono stati differenti, però a Sassari abbiamo giocato 30 minuti di ottima pallacanestro, purtroppo abbiamo avuto un piccolo break negativo a cui non siamo stati capaci di metterci una pezza. In Francia abbiamo continuato a giocare una buonissima pallacanestro, anche lì abbiamo avuto qualche minuto di difficoltà, però questa volta l'abbiamo arginato e siamo poi gli abbiamo ridato un'altra spallata. Quindi per adesso l'atteggiamento e l'approccio a tutte le partite è sempre stato molto, molto forte, molto pronto, e quindi adesso arriva la difficoltà della costante di queste continue partite una dietro l'altra nel mantenere alta questo approccio. Quindi dici quel problemino che vi detto la volta scorsa della gestione del finale, l'esperienza di coppa ti può aiutare? Sì, sicuramente l'abbiamo fatto molto bene lì. È chiaro che oggi era un argomento che abbiamo affrontato con gli assistenti. È chiaro che sono due cose da mettere insieme e che però adesso contrastano un po'. Se tu vuoi mantenere l'equilibrio per 40 minuti, devi giocare in 8 e gestisci i cambi per mantenere poi il quintetto di cui tu più ti fidi e più trovi equilibrio, e credo che sia un po' più facile. Dall'altro lato, quindi noi, questo è un problema che dobbiamo avere, la gestione di non avere mai dei quintetti con poco equilibrio, dei quintetti o anche in campo dei minuti in cui noi non abbiamo una continuità, un equilibrio. Dall'altro lato però è quello che io dico già da prestagione. La nostra forza deve essere quella di giocare in 10, che poi non diventano 10 tutte le partite, ma diventano 9 una volta, 9 l'altra volta magari, ed è stato un altro che non ha giocato dei minuti. Questa deve diventare la nostra forza, che adesso non abbiamo, cioè non abbiamo, nel senso che ci capita durante l'arco della gara a un certo punto di beccare un parziale negativo, dove tu, nel senso allenatore, dovresti immediatamente ritornare sui tuoi punti di forza, di equilibrio, però vorremmo che neanche andare subito su questi punti di forza, quindi non dare la possibilità di sbagliare, di poter fare. Queste sono le due cose che noi dobbiamo essere bravi a mettere insieme. Noi, dico noi staff, ma anche noi giocatori, perché poi alla fin fine la
gente deve stare in campo quando deve stare in campo, non è che può puoi sempre cercare che, di vedere qualcos'altro. A Sassari, certo, dipende quanto noi saremo bravi, e a Sassari sono bastati 2 minuti e mezzo per buttare via del capitale che avevamo messo lì. Di qua anche qui ci sono state 3 bombe di fila in 2 minuti, però immediatamente abbiamo tirato una spallata, è stato un normale break contro break come si fanno in tutte le partite, è che il break negativo noi dobbiamo ridurlo, di solito lo si riduce stando sempre con un certo equilibrio in campo, e noi invece dobbiamo allargare la rotazione, questo ci porta a poter avere questo problema. E dobbiamo essere bravi un po' noi dalla panchina a cercare di avere sempre un certo equilibrio malgrado la rotazione, un po' chi entra dentro sapere che non entra perché deve fare un fallo e esce subito, ma perché deve avere dei minuti. Faccio l'esempio, Abassa ha fatto dei minuti importanti a Sassari, Roberto ha fatto dei minuti bellissimi in Francia, però poi ci sono stati dei momenti da parte di tutti e due dove quando loro erano in campo abbiamo subito un break negativo, sfiga, il caso, non lo so, però è successo così. Jones è entrato, ha fatto 10 punti in 9 minuti, 9 punti in 10 minuti, adesso mi sembra 9 punti in 10 minuti, e ha fatto benissimo, però nel momento di Le Mans ha perso 2 palloni sanguinosi dove per noi ci ha preso un controbreccio, nel senso che quando tu allarghi poi la rotazione è chiaro che ci sono momenti di questo genere e bisogna stare un pochino più sotto controllo, quindi ci sono queste due cose dove dobbiamo cercare di trovare un insieme per far sì di non giocare in 8, non giocare in 7, ma giocare almeno in 9 e se è possibile anche 10.